Il 25 aprile è da 13 anni appuntamento fisso al Palace Hotel di Milano Marittima per il premio 5 Stelle al giornalismo, con i riconoscimenti a chi si è maggiormente distinto nell'informazione italiana e internazionale. L'evento, ideato dal fondatore della nota catena di alberghi di lusso, Antonio Batani, ha visto quest'anno premiati Paolo Liguori, direttore di TGCOM24, Andrea Montanari, direttore del TG1, Francesco Carrassi, direttore della Nazione, Silvia Grilli, direttrice del settimanale Grazia e Ute Muller, giornalista dell'agenzia tedesca DPA. Il riconoscimento dedicato a Batani è stato assegnato a Dino Amadori, presidente IORE e direttore scientifico emerito dell'IRST. Tredicesima edizione di questo premio 5 Stelle al giornalismo. Come sempre si vuole valorizzare l'informazione di qualità in Italia, non solo. Assolutamente sì, siamo contenti di essere arrivati alla 13ª edizione e anche quest'anno di essere riusciti a portare il meglio del giornalismo italiano nella nostra Romagna. Italiano e non solo, in Romagna. Mio padre è stato lungimirante nel costruire questo premio per fare promozione al territorio, non solo alle sue strutture, e vive nel suo ricordo. Abbiamo, da quando è scomparso, istituito il premio dedicato a mio padre, che quest'anno sarà dato al professor Dino Amadori. Come si preannuncia la stagione turistica per voi? Speriamo nel tempo, sembra una buona stagione, la ripresa sembra esserci, quindi vediamo il bicchiere sempre mezzo pieno.